Il bilancio della Fondazione in questo 2022 è positivo perché la Fondazione ha continuato a lavorare e vuole continuare a lavorare nel futuro e a continuare veramente a fare quello che ha sempre fatto, cioè portare bambini malati e portarli qua quando non possono essere curati e non trovano altre speranze. Io voglio ricordare che la Fondazione in questi anni ne ha curati e assistiti più di 800. Quest'anno la Fondazione Lucchetta ha proseguito le sue attività di accoglienza di minori stranieri affetti da patologie non curabili nei paesi di origine. Sono state 54 le persone ospitate quest'anno. Continua la gestione del progetto CAS attraverso la convenzione con la prefettura e la gestione di un progetto di social housing in convenzione con l'ATER, con l'azienda sanitaria, insieme alle attività sociali della microarea di Montebello. La raccolta di vestiti e generi di necessità per la popolazione in fasce di povertà a Trieste è un'altra attività portata avanti in questo 2022, insieme naturalmente all'organizzazione del premio giornalistico Marco Lucchetta. Di qui l'appello a continuare a sostenere la Fondazione per poter portare avanti al meglio gli obiettivi sociali che la stessa si prefigge. Siamo qui per ricordare alla popolazione, per rimandare alla popolazione che ci ha aiutato in questo anno, alla popolazione di Trieste, tutto quello che è stato fatto, perché è giusto che la Fondazione renda conto alle persone che la aiutano del lavoro che svolge. È un periodo difficile, sicuramente tutto il terzo settore risente di questa crisi molto pesante che l'Italia sta attraversando, e la Fondazione non è esente da questo. Quindi in un certo senso siamo qua anche per chiedere alla città di continuare a supportarci come ha sempre fatto. Sono 30 anni, più o meno 30 anni che siamo su questo territorio, siamo diventati parte integrante di questo territorio, stiamo veramente aiutando la popolazione anche locale con tantissimi progetti. È importante che si continui a lavorare e a portare avanti questo lavoro col supporto delle persone.